Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Allora, ragazzi più piccoli e ragazzi più grandi, oggi ci facciamo aiutare dalla seconda lettura di San Paolo, che commenteremo insieme, che è bellissima, per fare un po' di catechismo. Mica lo so se ce l'hanno più bisogno i piccoli o i grandi. Proviamo, no? Allora, tutti con foglietti in mano, vediamo le grandi cose che ci ha detto San Paolo. Pronti? Quando questo corpo, quello che abbiamo adesso, corruttibile, si sarà vestito di incorruttibilità, capite che significa? Non si può corrompere più, non si può più ammalare, non si può più sentire pesante, non c'è più fame, non c'è più sonno. E quando questo corpo mortale, d'accordo? Siamo d'accordo che il corpo è mortale, o pensiamo che qualcuno è mortale già da questa vita, ma sarà un giorno in cui si sarà vestito di immortalità. Questo corpo, dice San Paolo, non un altro, lo stesso che ci abbiamo sulla terra, quello con cui oggi ci vediamo tutti quanti, quel giorno si compirà la parola della scrittura. Quale parola? La morte è stata ingoiata, fagocitata. Chi è che parla l'inglese? Svuoto. E proprio inghiottire, proprio deglutita e digerita. Te saluto, non c'è più. È proprio così, eh? E noi, quelli che staranno esultando con Gesù, faremo la morte così. Guardate qua, conoscete questo gesto? I giovani lo conoscono. Dov'è la morte, la tua vittoria? Tu che terrorizzavi i mortali, che tutti avevano paura di te, dov'è la morte, la tua vittoria? Dov'è la morte, il tuo pungiglione? Dove sta? La morte qui adesso vedremo, c'è un pungiglione. Conoscete il pungiglione? C'è molto pungiglione. Ma mai punto una vespa? A me sì. Se te punge una vespa e fa un buco grosso così, un male voglia, è terribile. Appunto, c'è un pungiglione, e una volta che siamo punti dal pungiglione, c'è il veleno, no? Conoscete gli scorpioni? Sì. C'hai la paura? No. Ah no? Ah sì, io così poi un po' di paura ce l'avrei, perché dentro la gola degli scorpioni c'è un veleno micidiale. Se ti punge uno scorpione, alla morte c'è una paura direttissima. C'è un veleno, se ti punge si è morto. La morte c'è un pungiglione, dice San Paolo, che si chiama il peccato, lo andremo a vedere. E noi dobbiamo rendere grazie a Dio, perché la vittoria sulla morte chi ce l'ha data? Il Signore nostro Gesù Cristo. Sapete perché la domenica si festeggia così alla grande? La domenica è sempre festa, pure domenica prossima sarà la prima di Quaresima, eh? È Quaresima, ma pure la domenica di Quaresima un po' di festa, un po' di meno delle altre si fa. Perché? Che cos'è la domenica? La domenica è il giorno del trionfo, perché la domenica all'alba il nostro Signore è uscito dal sepolcro, ha spaccato in due la morte, bellissimo, ed è risorto vittorioso. Questo la Chiesa lo celebra tutte le settimane, conclude San Paolo. Fratelli miei carissimi, alla luce di queste cose che vi ho detto, rimanete santi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore e sapendo che la vostra fatica non è. Ora, se ci aveste un pochino di tempo, che dite se stiamo qua fino a stasera alle 6? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Dovreste rispondere tutti quanti. Sì, io poi vi dico, ma no, è troppo, ci prendiamo soltanto altri 5 minuti, perché tanto non ci vuole tanto. Allora, ragazzi, prima domanda. La morte, secondo voi, è una cosa che a Dio piace e che Dio voleva per gli uomini, sì o no? Beh, cominciamo a fare bene col catechismo. La morte non è stata creata da Dio. Sapete che non saremmo dovuti morire? Nessuno. Chi è che di voi è contento di questa cosa? C'è soltanto una creatura che non è morta, lo sapete chi è? Solo una. E non ce ne saranno altre. Chi è che non è morta? Solo una creatura. Guardate com'è importante, eh! Allora! Dio! Ah,
certo che Dio qua vuole, Dio è importante, una creatura, Dio non è una creatura, Dio è il creatore, è la Madonna. La Madonna, ragazzi, è stata assunta in cielo senza passare attraverso la morte. Lo sapete perché? Perché la Madonna non è stata punta dal pungiglione di cui parla San Paolo. Il pungiglione della morte, dice San Paolo, è il peccato. Sapevate voi che noi dovremmo tutti quanti morire? Perché è stato commesso il peccato. Guardate che questo insegna la fede, questo lo dico anche ai grandi, eh? Queste non sono parole di Don Leonardo. Quando Leonardo parla da qua sopra, quando parla fuori da qua sopra è un altro discorso, ma quando parla da qua sopra Don Leonardo parla a nome della Chiesa, perché Don Leonardo non sta qui a vendere o a propagandare sue idee personali. Penso che questo possiate riconoscere, io mai dal pubblico mi sono messo a dire cose strane o a fare propagande politiche o cose di questo genere. Io parlo della parola di Dio e di ciò che la Chiesa insegna e basta. Quindi voi potete andare a controllare tutti i catechismi che volete. La morte è entrata nel mondo a causa del peccato. Noi moriremo tutti, nessuno escluso. Perché? Perché siamo stati infettati dal peccato originale, che è proprio il pungiglione principale, e per i peccati che abbiamo commesso in vita, i quali, come impariamo al catechismo, ve l'hanno insegnato le catechiste, ci sono due tipi di peccati diversi, un peccato che si chiama e un peccato che si chiama che ci sta dietro, un peccato che si chiama mortale, come la morte, è un peccato che si chiama veniale, perché il peccato mortale dà fin da adesso alla tua anima ciò che la morte un giorno darà al tuo corpo. Allora, chi di voi ha paura della morte? Tutti coraggiosi, provate a pensare, non cominciate a fare gesti apotropaici, andate dal medico e vi dicono c'è una settimana di vita, per preso il tumore più brutto che ti possa prendere, come è successo al mio amico, tutti tranquilli? Ma sì, tra una settimana si muore, viva viva! Dovremmo essere tutti così, Io sono così, ma per me sarebbe un grande annuncio, ma non tutti gli uomini sono così, giusto? Perché non tutti pensano che dopo la morte ci sia qualcosa. La morte è un salto nel buio per molti. Che ci sarà dopo la morte? Punto interrogativo. Che cos'è la morte? Sapete voi che cos'è la morte? La morte è una cosa molto semplice. La nostra anima si separa dal nostro corpo, il nostro corpo si va verso la corruzione e la nostra anima, che è stata creata da Dio, vi do una buona notizia, non può morire, non può. La nostra anima sì che è immortale. Vi do una buona o una cattiva notizia. Da quando che siamo stati creati, questo vale per tutti, non possiamo essere distrutti, non possiamo cessare di essere. La morte, quindi, è semplicemente un passaggio, cioè, spero di farla semplice, il peccato cosa fa? Separa la nostra anima da Dio, ci divide. E separandoci da Dio, attenzione, divide anche noi da noi stessi e noi dagli altri. La morte fisica che cos'è? A causa di questa separazione innaturale, l'anima a un certo punto si separa dal corpo che fa corrompersi. Le cause della morte possono essere molteplici. Si può morire di malattia, si può morire perché qualcuno si ammazza, di morte violenta, per incidente, oppure si può morire, tutti sperano di morire per questo motivo, di vecchiaia, d'accordo? La vita arriva a termine, ma dalla morte non si scappa. E dopo la morte che c'è? Punto interrogativo. Che c'è dopo la morte, ragazzi? Il paradiso, oppure l'inferno. Ah, ben bene. Bravo. Vediamo un po'. E chi è che va all'inferno, secondo voi? Una alla volta. Chi va all'inferno? Sì, pronti. Chi ha bestemmiato, chi dice parolacce, chi ha fatto del male. Questo è vero al 70%, perché all'inferno ci va chi ha fatto dei peccati molto gravi, ma se si comporta male.
ma non ha chiesto perdono a Dio prima di morire. Perché se uno ha fatto dei peccati gravi, chiede perdono a Dio, è pentito, Dio lo perdona secondo voi oppure no? Se è pentito, certo. Voce, voce. Ma se si pentisce questa e se non è vero questa cosa? Se non si pentisce veramente, molto più bene, se non si pentisce veramente, guarda che Dio lo sa, perché Dio vede il nostro cuore, capite? Quando le persone si vanno a confessare, sapete, i sacerdoti, no? Gli confessano dei peccati brutti, tu gli dici, guarda, sei pentito sinceramente? Lui ti risponde sì. E io che ne so, io non ti vedo il cuore, quindi lui mi dice di sì, do la penitenza e lo assolvo. Ma bravo, se quello non è pentisciuto veramente, capite? Se non è pentisciuto veramente, io gli dico io ti assolvo, ma la mano sua, Gesù, sopra la mia, non ce la mette se non è pentito, in italiano un po' più forbito, veramente, capite? Oh, allora, secondo un po', qual è il più grande problema della vita, secondo voi? È la più grande paura che ci dobbiamo avere? Quella di morire? No? Ma non vi sembra di aver visto in giro un bel po' di paura della morte ultimamente, tutti quanti impauriti e terrorizzati dalla morte? Che paura, eh? Giusto? Per carità, non è che la morte è una cosa gradevole, non è una cosa gradevole. Dio non l'avrebbe voluta, quindi non è una cosa gradevole, ma è una cosa che sicuramente verrà, in qualche modo ci arriverà. Qui a Sermoneta mi auguro di essere tutti come tanti figlioli di Sermoneta, se vi piace, qui 95, il prossimo controllo comunale di anziani malati, 95, 96, 97, quindi chi ha una lunga vita, se vive a Sermoneta, vive nel posto giusto, generalmente si è abbastanza fortunati. Ma tanto 97, 98, 99, 100, poi si deve partire, no? Non è un problema che si parta, ma è un problema di come si parte. E prima ancora di come si parte, di come siamo vissuti. Perché, attenzione, ultima cosa che dico. Dopo la morte la nostra anima sopravvive, giustamente va al paradiso, all'inferno, oppure, se c'è delle cose da purificare, in purgatorio. Ma quello che ci dice San Paolo, e poi se vedete, se voi ci credete, anche i grandi, perché tra poco nel credo veniremo, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, amen. Lo dite anche voi insieme con me, queste non sono cose che si dicono a pappagallo. Ci credete che noi riprenderemo questo stesso corpo, insegna il Concilio Lateranense IV, andatelo a vedere su Denziger, lo stesso corpo che hai avuto in vita, più bello però, senza possibilità che si corrompa, senza possibilità che soffra, ricolmato di gloria, immortale, incorruttibile, capace di muoversi agilmente, capace di viaggiare alla velocità della luce. Voi ci credete che il vostro corpo un giorno saprà viaggiare alla velocità della luce? Sapete quanto viaggia la luce? Ve l'hanno insegnato a scuola. La luce viaggia 300.000 km al secondo. Sapete che significa? Oggi quando andare a casa, pensateci, tu vai a casa, accendi l'interruttore della luce, conta fino a 1, ok? Devi sapere che la luce di quella lampadina, tu conti fino a 1, sapete che ha fatto 6 volte il giro della Terra, in un secondo. Voi ci credete che il vostro corpo un giorno potrà fare questa cosa? Non ci credete? Male, perché così è, perché così sarà. Il corpo glorificato può fare questo e molto di più. Secondo voi Gesù, quando è uscito dal sepolcro, ditemi un po', l'ha tolta la pietra per uscire dal sepolcro o non l'ha tolta la pietra? L'ha tolta? La pietra non l'ha tolta Gesù. Questo poi ce lo vedremo il giorno di Pasqua. Gesù ci è passato attraverso. Il Vangelo di Matteo dice che gli angeli sono andati dopo che era risorto, hanno rotolato la pietra e si sono seduti sopra. E come ha fatto Gesù a uscire al sepolcro con tutta la pietra? Secondo voi? Ci credete voi che il vostro corpo un giorno, pur essendo un corpo come questo,
potrà passare attraverso di noi, di passarci attraverso. Si vede soltanto nei film questo qui, no? Queste non sono favole, eh? Io vorrei tanto sapere i grandi cosa pensano mentre Don Leonardo dice queste cose. Se pensano, certo che Don Leonardo sembrerebbe pure una persona intelligente, non troppo, ma un pochino sì. Dicono che c'è pure due lauree e crede ancora a queste cose nel 2022, eppure dice da stupido. Ma mica crederà sul serio che i corpi dei risolti passano attraverso i muri. Mi piacerebbe tanto essere una mosca e vedere che cosa si pensa, perché è così, Gesù, la sera di Pasqua, cosa dice il Vangelo di Giovanni? Appare agli apostoli, entra dentro il cenacolo, che ha fatto toc toc e poi entra, ha bussato la porta e poi è entrato. A porte chiuse. E come ha fatto secondo voi? Perché il corpo glorificato è il nostro corpo, ma ha gli stessi poteri di Dio. C'era una trasmissione, vi ricordate? Nino Frassica, quando io ero piccolino, cioè, non so se mi rendo conto di quello che dico. Gli stessi poteri di Dio. Attenzione, ma secondo voi i dannati, quelli che stanno all'inferno, risorgeranno? No, vedo pure qualche grande che fa così. Vi do una brutta notizia, molto brutta notizia. Sì, risorgono anche i corpi dei dannati, con una piccola differenza. Quelli non sono mica corpi come quelli di Dio. Quelli soffrono. Quando vi danno un cazzotto adesso, fa male? Quando mamma vi dà un bello scapaccione, speriamo che me ne dà un po' mia madre, ma fatto certe. Facciamo perdere, insomma, per l'altro per piccolino, Fa male quando vi danno uno schiaffone? Che dite? Ma il corpo risorto dei dannati, se pieno uno schiaffone, fa male 100.000 volte tanto quello che subiamo adesso, e guardate che gli diavoli sono così cattivelli che non è che danno solo gli schiaffoni, fanno certi tormenti che manco nei film dell'orrore si vedono per tutta l'eternità. Ma non è una cosa molto, molto carina, Allora capito qual è il problema grosso? Il problema grosso non è la morte, il problema grosso è il peccato mortale. E tante persone che hanno tanto paura della morte, io questo l'ho sempre detto anche in tempi di pandemia, e lo ripeto senza nessuna paura, se ci avessero almeno un centesimo di paura di non stare in grazia di Dio, tanto quanto c'è il peccato della morte, avremmo risolto tutti i problemi della vita nostra. Perché che si muore si cura. Ma il guaio è se si muore in stato di peccato mortale, se si va incontro non alla morte temporale, ma alla morte eterna. Questi figlioli migliori non sono chiacchiere, non sono favole, non sono giochetti. Aprite il catechismo, questa è la fede della Chiesa Cattolica. Gesù Cristo è morto in croce, di quella morte orrenda, non perché non c'aveva niente da fare, ma per salvarci dalla morte eterna, punto e basta. La nostra fede a questo serve. Vabbè. Abbiamo fatto un po' di catechismo sulla morte, quindi buona domenica a tutti e speriamo che un giorno possiamo stare dalla parte del vincitore glorioso. Ciao, tutti quelli che saranno con me quel giorno, spero di starci pure io, poi ce la ricordiamo come dire oggi, Tutti quanti dicono, ma c'avevi ragione, non ti sarà mangiato il cervello il gatto, ecco. E ho fatto bene se ci ho creduto a quello che hai detto, spero che ci vedete tutti quanti, perché vi ripeto, non ho parlato a nome mio, ma a nome di Cristo e della Chiesa. Siamo lodati in Gesù e Maria. Sempre siano lodati.